Buongiorno, oggi vi propongo lasagne con la zucca cotte con il Magic Cooker. Nella pentola ho messo la zucca a pezzi, della cipolla, un po' di acqua, poco olio, sale e pepe. Ho coperto con il Magic Cooker ed ho lasciato ammorbidire la zucca per 10 minuti circa. Dopodiché ho schiacciato la zucca per renderla cremosa e l'ho messa da parte. Nello stesso tegame preparo la besciamella con burro, latte, farina, sale e noce moscata. Amalgamo il tutto e lascio rapprendere per circa 5 minuti, coperto con il coperchio Magic Cooker. A questo punto aggiungo alla besciamella della pancetta affumicata, amalgamo e posso iniziare così ad assemblare la lasagna. Sul fondo della meravigliosa quadrata metto un fondo di zucca. Adagio le fette di lasagna fresche ed inizio a fare gli strati con zucca, poi besciamella e pancetta affumicata, del formaggio a pezzi ed una spolverata di formaggio stagionato e saporito che farà da contrasto con la dolcezza della zucca e renderà così il tutto ben equilibrato. Terminati gli strati, chiudo con Magic Cooker e metto in cottura 10 minuti fiamma alta, un quarto d'ora fiamma bassa e 10 minuti a fiamma spenta per far rassodare bene la lasagna. Il piatto è pronto, l'odore è molto invitante. Io adesso vi saluto, vi aspetto alla prossima video ricetta. Se questa vi è piaciuta potete lasciare un like e magari rifarla anche voi e pubblicare il vostro piatto. Arrivederci e grazie.